del territorio, l'Università Veneziana. Con lei parleremo di un evento importantissimo, celebrato con un libro e con tante altre iniziative, i 500 anni dalla nascita del ghetto di Venezia. Ecco, avete visto la copertina del libro, Venezia e il ghetto, 500 anni del recinto degli ebrei. Fu proprio una delibera del Senato della Repubblica il 29 marzo del 1516, se non sbaglio, così, che impose agli ebrei di trasferirsi quella parte della città nelle case vicine a San Girolamo. È così, dottoressa? Sì, è così. Buonasera. Il decreto del 1516 stabilisce che gli ebrei da quel momento devono andare ad abitare uniti in un recinto di case situato nel sestiere di Canareggio. Pochi mesi sono concessi perché avvenga un ricambio di popolazione dagli affittuari cristiani ai nuovi abitanti ebrei, e nel giro di pochi mesi questo ricambio avviene. La scelta del luogo non è indifferente. Lo vedremo adesso, soltanto diciamo questo accenno che deve avere, tra l'altro